Con l'entrata in vigore il 27 luglio scorso del decreto del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che fissa come noto le regole per la circolazione dei monopattini elettrici nei centri urbani, è stata avviata la fase sperimentale per modificare il codice della strada. Ma vige ancora un clima di grande incertezza su come possono essere utilizzati questi mezzi ecologici a due ruote e quali le limitazioni. Per fare chiarezza abbiamo ascoltato Ernesto Grippo dell'Associazione Nazionale Comandanti di Polizia Municipale. Sì, il Ministero dei Trasporti ha recepito queste istanze della collettività, ha emanato un decreto che è stato pubblicato nel mese di maggio, che è in vigore, 7 articoli, 3 allegati, che consente alle amministrazioni con apposita ordinanza di individuare delle aree dove questi strumenti, questi acceleratori di velocità che poi individueremo, possono circolare liberamente con un limite di velocità che va dai 6 ai 20 km all'ora, che diventa 6 km all'ora nell'area pedonale. In queste aree con apposita segnaletica questi strumenti possono circolare in condizioni di sicurezza, il che vuol dire che bisogna essere maggiorenni per poterli guidare o minorenni con il patentino del ciclomotore, bisogna indossare un giubbotto riflettente di notte, occorre che ci sia un segnalatore acustico e che ci sia anche un segnale luminoso nel corso della notte, quindi camminare in condizioni di sicurezza. Mezzi ecologici sicuramente, però pericolosi proprio perché per la loro scarsa rumorosità spesso non si avvertono. Pericolosi perché sono silenziosi come le auto elettriche, vanno a percorrere zone 30, piste ciclabili, aree pedonali ripeto non oltre 6 km all'ora, ma quello che ci dobbiamo chiedere è l'attività di controllo e di vigilanza degli organi di polizia, perché quando parliamo di zone 30, questo vale anche per le autovetture, benissimo le zone 30, ma se poi non si fanno i controlli queste zone 30 rimangono lettera morta, quindi questo periodo di sperimentazione che il Ministero ha voluto di 12 mesi deve imporre alle amministrazioni di apporre la segnaletica, di regolamentare questa circolazione, di verificare l'impatto sulla collettività di questi mezzi di circolazione e di relazionare al Ministero dell'attività di controllo. Solo all'esito di questa sperimentazione poi questi strumenti diventeranno di uso comune.